sensazione, quella emozione, anche quel brivido, non so come dire, che aveva avuto guardando quelle immagini, tra il terrore e anche uno strano entusiasmo, visto come si stavano mettendo le cose, poteva bastare per me, per la preparazione del personaggio, che non ha bisogno di un grande approfondimento psicologico. Se non, e questo diciamo, è l'intervento, appunto, che si tornando alla tua domanda, qual è l'intervento personale, se non la sensibilità che ho cercato di mettere, guidato da Marco Bellocchio, che tipo di amicizie potevano avere queste due persone. Quindi sempre comunque in funzione del film e non di una... Non era neanche interessante la costruzione del personaggio come fosse qualcosa che sta a sé, come fosse un'entità separata. Mi sono preoccupato sempre di qual era la sua funzione all'interno del film. Allora, il provino si giocava sul possesso della lingua, la capacità di poter accelerare, visto che c'è anche questa componente per cui lui, appunto, che dice che c'ha l'animo infiammato, diceva certe volte, che mi ha bisogno di parlare in maniera concitata, quindi essenzialmente era questo punto, non era un provino come altre volte capita, dove il regista vuole vedere la tua dimensione psicologica del personaggio, la tua sensibilità, ma era una cosa molto anche quasi musicale, non so come dire, quasi da esecuzione musicale. Era inutile leggere qualche cosa in più, considerando che quello che c'era nella sceneggiatura era proprio la cosa che io dovevo andare a fare, cioè non c'era qualche cosa dei sottotesti o delle cose strane, ecco, da conoscere per essere guidati in qualcosa che rimane ambiguo. È molto precisa la sceneggiatura per il mio personaggio.